Perdono. Buongiorno, io sono Silvia Lefebvre, sono la presidente della Fondazione Maruzza e sono la sorella di Maruzza, in memoria della quale è stata costituita la Fondazione Maruzza. Mi dispiace moltissimo di non aver potuto partecipare la scorsa volta al webinar, ma non stavo bene e quindi non ho potuto. Sono però veramente molto contenta del numero di persone che si sono iscritte, ancora di più dell'altra volta. Questa volta abbiamo superato le 500 persone. Devo dire che è un numero che non ci saremmo aspettati così, su questo argomento. E sono anche molto, molto contenta della varietà dei profili professionali di tutti gli iscritti, perché ci sono dagli studenti di medicina, ai professionisti, agli avvocati, a giuristi, medici, diversi tipi di professionalità che sono interessati, che dimostrano interesse verso questo argomento, le cure palliative pediatriche, che devono diventare sempre di più un argomento comune per tutti quanti, cioè che tutti quanti conoscano che cosa sono. Il webinar verrà moderato dalla dottoressa Franca Benini, che abbiamo l'onore di avere come nostro direttore scientifico e che conosciamo da credo 20 anni e che è stata pioniera delle cure palliative pediatriche in Italia, sicuramente persona veramente molto illuminata. Non rubo altro tempo, ma voglio ringraziare gli speaker, il professor Massimo Foglia e il professor Marco Azzalini e colei che ha ideato questo primo ciclo di webinar del Maruzza, cioè la professoressa Simona Cacace, alla quale do la parola. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie Silvia, grazie mille, grazie a tutti voi e grazie alla Fondazione Maruzza che ha consentito a Franca Benini e a me l'organizzazione di questo ciclo di webinar nel quale stiamo investendo e stiamo lavorando con, devo dire, tantissima passione e convinzione. Ci siamo dette, Franca ed io, qualche giorno fa, che la ricerca è la ricerca dell'altra metà della mela, che sia uguale e diversa al contempo e comunque sempre necessariamente complementare. È proprio un gioco di ruoli e di professionalità e di scambio di competenze, alla ricerca anche di uno specchio nel quale guardarsi. È un po' questa volontà e questa sfida, si ritrova nel panel dei relatori e degli speaker, perché se nello scorso incontro, la sottoscritta moderava e a parlare erano, due medici, oggi le cose sono assolutamente capovolte. A moderare è un medico e a parlare sono proprio due giuristi. Nello scorso incontro abbiamo introdotto i temi dell'autodeterminazione e la peculiarità di questa relazione trilaterale in ambito di cura del paziente pediatrico. Oggi l'intento è di declinare ancora più approfonditamente il tema del migliore interesse del minore e di andare a vedere ancora meglio quale sia il gioco fra le volontà, gli interessi e le responsabilità alla fine della vita del paziente minore, quindi il fine vita all'inizio della vita. Però qui davvero già mi taccio perché gli argomenti so sono tantissimi e ci aspetta un'ora e mezza davvero ricca e lascio la parola all'amica, devo dire, Franca. Grazie mille. Grazie Silvia e grazie veramente a Simona. Cominciamo subito. Ci aspetta, come diceva Simona, un'ora e mezza e dobbiamo sfruttarla veramente appieno per condividere, per confrontarci su degli argomenti talvolta faticosi e che talvolta ci fanno sentire soli, ma che fanno parte integrante del nostro lavoro. Grazie a tutti di essere qui. Continuiamo questo percorso di confronto e disamina di argomenti e di situazioni particolarmente complesse. Come diceva Simona, nel precedente incontro abbiamo affrontato il problema delle decisioni terapeutiche in ambito pediatrico,
Abbiamo parlato di normativa, di orientamenti biogiuridici e devo dire che l'adesione è stata veramente bella, anche perché è stata un'adesione interattiva. Abbiamo ricevuto numerose domande, numerose riflessioni, proposte di casi e di situazioni. Alcuni di questi verranno affrontate già durante questo webinar. Vi assicuro che tutte le domande e le proposte che voi farete verranno prese in carico e nei prossimi due webinar, se non riusciamo a completare il percorso in questa ora e mezza, verranno presi in attenta considerazione. L'obiettivo che è trasversale a tutti i webinar è quello di cercare di trovare delle risposte concrete in un ambito che sappiamo già, dove le risposte chiare e definite è difficile trovarle. Gli ambiti in cui ci troviamo sono di per sé complessi, talvolta molto coinvolgenti anche da un ambito emotivo, relazionale per tutti gli operatori e richiedono, come dicevo Simona proprio ieri, un glossario che per i clinici non è così scontato ed è faticoso. E quando usi male questo glossario, molto probabilmente crei ancora più grigio. Stiamo parlando di richieste di trattamento inappropriato, sospensione delle cure, accompagnamento, sedazione palliativa, ruolo decisionale, obiezione di coscienza. Bene, noi cercheremo in questo incontro di portare tutti questi argomenti all'interno di un momento centrale della storia del paziente, il momento del fine vita. E tutti noi sappiamo quanto sia difficile e talvolta quanto abbiamo bisogno di un confronto e di conferme in questo ambito. Bene, io ho l'onore e il piacere di condividere questo momento con due grandi esperti, ma anche amici. Allora, vi presento il professor Marco Azzalini, professore associato di diritto privato all'Università di Bergamo. Grazie. Grazie mille Marco di essere con noi. E il professor Massimo Foglia, ricercatore di diritto privato presso l'Università di Bergamo. Grazie davvero Massimo di averci dato il tuo tempo e tutta la vostra competenza. Grazie a voi. Cominciamo subito con una domanda un po' scomoda che alle volte nei clinici ci facciamo. L'obiettivo del nostro lavoro, di chi si occupa di cure palliative, ma non solo, io penso, di chi fa medicina, è la buona vita ed anche la buona morte. Come si fa a definire se una vita è buona e se una morte è buona? Molto probabilmente richiede il rispetto della dignità del paziente, della famiglia e il rispetto del desiderio, dei voleri di bambino, famiglia e delle persone care. E dal momento che noi sappiamo che la definizione di qualità della vita è una cosa così soggettiva, così unica, così individuale, la prima domanda che vi faccio è: ma dal momento che noi stiamo parlando di un bambino, e noi stiamo parlando della qualità della vita del bambino e della qualità della morte del bambino, qual è a questo punto il ruolo decisionale del bambino in un momento così difficile come quello del fine vita? Rivolgo la domanda a entrambe, magari Marco se vuoi iniziare tu. Bene, allora prima di tutto io mi devo scusare con voi per la voce, ma questa non dipende da me, c'è stato un tracollo della mia voce negli ultimi due giorni anche in conseguenza di un insieme di riunioni e iniziative a cui ho dovuto partecipare oltre che alle lezioni, dunque farò del mio meglio come del resto si fa del proprio meglio o almeno si spera in molte circostanze anche quando ci sono delle difficoltà obiettive e questo periodo mette tutti noi davanti a questo, quindi un ringraziamento alla Fondazione e a Simone Franca per l'invito, anche perché ritengo molto importante che le iniziative anche di questo tipo continuino e si facciano anche se non siamo in presenza.
cioè siamo diventati tutti atopici, non ci muoviamo nel web, siamo in un posto. Oggi mi sono chiesto, ma dov'è che avviene questa iniziativa? Avviene alla Fondazione Maruzza, avviene online, avviene ognuno nel suo posto. Insomma, è importante che ovunque siamo, in qualche modo siamo e continuiamo a fare le cose. Questo credo che sia anche un segno di rispetto, non solo per la normalità, ma anche per la delicatezza di certi temi, come ad esempio quello di cui ci occupiamo oggi. Franca ha ben introdotto il problema dicendo ci sono questioni molto delicate, vi è più legate anche alla presenza di un bambino di mezzo, e questo accento sul bambino, dal quale tutto sommato vorrei partire per disinnescare però un equivoco e riportare la cosa su un piano più generale. Certamente c'è da, siccome bisognerebbe cominciare sempre dall'inizio nelle cose, e noi non abbiamo il tempo di cominciare ovviamente dall'inizio, né ho intenzione di tediarvi iniziando dall'inizio, ma iniziare dall'inizio vuole anche dire rendersi conto che questo tema, questi temi, quello della buona cura, della relazione di cura, di cui la questione della morte è una parte, ma non è il tutto, e non può essere atomisticamente vista ritagliando una dimensione della morte che da una certa sacralità intesa in un certo modo passi alla sacertà antica, cioè alla estromissione del tema e alla rimozione del tema come ci fosse uno statuto speciale di questa questione rispetto alla vita. Non è così, non è così. Il fatto che ci sia un bambino di mezzo allo stesso modo richiede determinate cautele, una determinata particolarità di angolazione nella considerazione dei problemi, ma non sposta e non consente né legittima di discostare la questione da quel rispetto delle persone che è dovuto qualunque e chiunque sia la persona e qualunque e chiunque siano le persone. Per cui, come quando tratto di questo tema con riguardo all'adulto, alla persona, io più che della persona parlo delle persone, qui si tratta di parlare dei bambini e delle bambine, cioè di ogni singola individualità, di ogni singola famiglia, di ogni situazione che è ben diversa l'una dall'altra. E io credo che questa sia una chiave di lettura importante, anche perché la domanda di Franca si concentrava sul problema dell'autonomia. Ma che cos'è l'autonomia nella decisione interna alla relazione di cura? L'autonomia, e questo è un problema di cui ci siamo occupati molto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, perché è un problema, diciamo, riportato all'attenzione anche dalla legge 219, dall'introduzione di un provvedimento normativo che ha rassicurato alcuni ritenendo che ci fossero delle novità importanti, quando invece non c'era nessuna o pochissime novità significative, ma l'unica novità vera è che si è sentito il bisogno di introdurre un provvedimento normativo che dica, scusate la banalizzazione, come si fa in questi casi, che tenta di dare delle indicazioni su come si fa in questi casi. Allora, che cos'è l'autonomia qui? L'autonomia nella relazione di cura è prima di tutto una collaborazione, è un rapporto concavo e non convesso tra le parti di questo particolare rapporto. È un incontro, dovrebbe essere un incontro, l'incontro del diritto della persona a veder rispettate le proprie scelte, non in quanto persona astratta, in quanto persona fungibile, ma in quanto Marco Azzalini, Franca Benigni, Massimo Foglia, con le loro vicende personali, le loro scelte, la loro percezione della sofferenza, la loro diversa percezione del dolore, la loro diversa idea della vita, la loro diversa idea di che cosa è importante proteggere, tutelare, perché quello che si protegge è una persona più che una vita, è qui il punto, e ci si trova di fronte a persone più che a delle vite, e per questo che l'autonomia richiede, per dispiegarsi, l'incontro di due cose. Uno, l'incontro con l'esperienza della persona, e in questo il medico, il personale che assiste il malato deve acquisire, molto spesso ce l'ha, ma laddove non ce l'abbia, una disposizione a questo, cioè a rendersi conto anche della difficoltà in cui la persona si trova, delle difficoltà in questo caso in cui anche le famiglie si trovano,
di esprimere questo sentire, e dall'altra parte l'incontro con la competenza del sanitario, con la competenza del personale che assiste. E una competenza tecnica? Sì, certo, una competenza tecnica, ma anche qui una competenza anche esperienziale. Cioè una competenza che si compone di un bagaglio che non è costituito solo da esami, visite, da diciamo quella concentrato tipo di competenze e di abilità che nelle facoltà di medicina per molto tempo sono state sviluppate, non riservando invece un'adeguata attenzione al momento comunicativo e relazionale. Cioè nella formazione del personale in questo senso non si è avuto per troppo tempo l'attenzione a questo aspetto qui. Ora, volevo aggiungere solo una cosa. In realtà, prima ho detto, la condizione del bambino è particolare. La condizione del bambino è particolare perché si tratta di capire quale sia il registro comunicativo adatto con cui rivolgersi al bambino e con cui interloquire con il bambino e quale sia il livello di comprensione del bambino rispetto alla situazione. Ma questo è il limite di differenza significativo rispetto all'adulto. La legge è chiarissima nel dire, quando l'articolo 4 rimanda all'articolo 1 dicendo che ha il diritto di essere informato secondo i principi di quell'articolo 1, nell'articolo 1 c'è già tutto: io ho il diritto che non mi venga mentito sulle mie condizioni, ho il diritto di rifiutare un trattamento che devo capire, perché se non lo capisco come faccio ad accettarlo o rifiutarlo, ho il diritto al rispetto della mia persona. Ecco, si tratta di capire in che limiti questo è realizzabile, e questo si lega a una questione che forse affronteremo più tardi, cioè quella del best interest. Quindi, c'è però un attore che si aggiunge qui, ed è la famiglia. Cioè, sì, affronterei questo problema magari in un momento... Però c'è un elemento in più in questa relazione, cioè c'è un terzo polo di interlocuzione che è la famiglia. Quindi l'autonomia è una collaborazione, questo. Perfetto, grazie. Quindi quello che Marco vuole dirci, se ho capito bene, è che l'essere bambino non incrina il diritto alla persona. No. Esistono dei filtri che però modulano la modalità in cui lui svolge il ruolo. E questi filtri derivano, come tu ci dicevi, da un fattore età. È innegabile che al di sotto di una certa età questo filtro è molto limitativo, e deriva anche da, a volte. Certo, anche nell'adulto, nell'anziano, e deriva anche da un filtro collegato al livello cognitivo di relazione, la cultura. Volevo sapere un po' da te, Massimo, che cosa ne pensi a riguardo? Grazie. Dunque, intanto voglio iniziare anch'io a ringraziare gli organizzatori per questo invito, per questo pomeriggio. Intanto è difficile, diciamo così, accettare l'idea della morte quando si è vecchi e malati, cioè quando la vita è alla fine. Figuriamoci quando la vita è all'inizio. Per cui quando parliamo del bambino, dice bene Marco Azzalini, è comunque, si parla della persona assolutamente, quindi anche come titolare di diritti autonomi, molto simili, anzi identici, se non con delle sfumature che dirò ora, rispetto a quelli dell'adulto. Però c'è anche da dire che il paziente pediatrico, il bambino, il consenso nel contesto dell'ambiente pediatrico deve essere declinato diversamente rispetto al consenso o al rifiuto delle cure dell'anziano, dell'adulto, della persona incapace. Se siete d'accordo, io vorrei però intanto condividere il riferimento normativo a cui faceva cenno anche Marco Azzalini poco fa, così abbiamo chiaro di cosa stiamo parlando, cioè abbiamo sotto mano quello che dice il dato normativo, su cui, come ha detto Simona, noi siamo studiosi del diritto e quindi penso che facciamo un servizio utile se partiamo dal dato normativo e attorno a questo cerchiamo appunto di ragionare. Come ha detto molto bene Marco, la legge è chiara nel dire che la competenza, il potere di manifestare
il consenso o il rifiuto alle cure anche di fine vita è una competenza che la legge assegna al genitore, al rappresentante. Questo non significa però che il rappresentante, che il genitore decide come se fosse un qualcosa che gli appartiene, perché la legge dice altrettanto chiaramente che il minore deve essere ascoltato, ha un diritto quindi di ascolto, che deve esserci una valorizzazione delle proprie capacità, come diceva anche Franca, di comprensione e di decisione, e quindi questo è ovviamente parametrato al grado di maturità. Anche qui dovremmo distinguere dal piccolo minore, il petit enfant, al grande minore, quindi all'adolescente. Quindi vediamo, c'è una zona grigia e non si può stabilire così ex ante, fare delle fasce d'età, perché lo sappiamo bene, il grado di maturità, la capacità di discernimento del minore varia non solo in base all'età, ma in base a tante cose, all'aspetto culturale, alla propria storia, a tante cose, quindi non lo si può fare ex ante, bisogna farlo in un momento specifico. Secondo punto importante è che all'interno di questa valorizzazione della concreta capacità di autodeterminarsi c'è una stella polare, è un punto di riferimento che dice bene la legge, lo vedete in particolare al comma 2, cioè che il genitore deve tenere in considerazione e quindi il consenso al trattamento sanitario espresso o rifiutato tenendo conto della volontà del minore. Tenendo conto della volontà del minore e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità. Vorrei sottolineare della sua dignità, non della dignità del genitore, della dignità del minore. Quindi vedete che è un potere-dovere molto vincolato e orientato verso un qualcosa di specifico. Un tempo si parlava di patria potestà, il minore era quasi un soggetto passivo rispetto alla figura dei genitori. Oggi invece è titolare di diritti autonomi, la dottrina, la giurisprudenza, la letteratura, è tutta nel senso di riconoscere al minore già un ruolo attivo, di attiva partecipazione. E questo secondo me è un punto davvero molto importante. Dopodiché è difficile capire anche per il giurista cosa si intende per questo tener conto della volontà del minore al lato pratico, perché qui ci sono poi varie sfumature, in quale misura tener, con quale intensità occorre tener conto della volontà del minore. Quello che abbiamo però chiaro fin qui, leggendo questa legge, è questo, che effettivamente esiste un'autonomia del minore. Esiste un'autonomia del minore, quindi esiste un'esigenza di autonomia che si deve bilanciare, contemperare con un'esigenza di protezione del minore, perché naturalmente la ratio di questa legge è tutta, come dire, volta evidentemente alla protezione del minore e alla protezione della vita del minore, ma anche della dignità del minore. E qui, anche ragionando prima di questo incontro con te, Franca, ricordo bene, cioè questa tensione tra vita e dignità. Ci si chiede a un certo punto se la vita sia un valore assoluto. E qui vorrei, forse, è uno dei punti su cui magari Franca vuoi farci tornare, ma consentimi solo di anticipare questo. La vita, almeno dal punto di vista giuridico, del sistema giuridico, ma non solo italiano, sovranazionale, non è un valore assoluto. Pensate che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diciamo la Costituzione Europea, neanche italiana, all'articolo 3, dove enuclea i diritti primari della persona, mette come diritto primo la dignità, poi c'è la vita e poi c'è l'integrità psicofisica. Non è un caso se prima ancora c'è la dignità. Primo Levi diceva, in un contesto che conosciamo bene tutti,
occorre una dignità, occorre un'identità per vivere. Quindi la vita non è un valore assoluto nel nostro ordinamento, adesso parlo da giurista, e dunque dobbiamo ogni volta bilanciare questi due valori. Interrompimi naturalmente, Franca, se ritieni, perché un altro punto che emerge da questo articolo è che dunque il rappresentante non deve soltanto tutelare la salute, la vita del minore, ma deve soprattutto tutelare la dignità del minore. Seconda cosa, e chiudo, la stessa legge all'articolo 2,2 impone al medico il dovere di astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure, introducendo i concetti di appropriatezza e di proporzionalità delle cure. Quindi oltre alla dignità del minore c'è un altro elemento che poi ci porta a considerare qual è il limite, dove il medico deve alzare le mani e diciamo evitare di intervenire, che è proprio quello relativo a trattamenti che sono futili, sono sproporzionati rispetto alle condizioni. Ecco, il trattamento sproporzionato non è cura. Grazie davvero, Massimo. Questo approfondimento sulla dignità del minore penso che sia centrale. È un nodo drammaticamente importante da sciogliere durante tutta la vita di malattia, durante tutta la storia di malattia, come diceva Marco, ma che si focalizza in maniera drammatica nel momento in cui tu stai perdendo un paziente, un bambino, dove le dinamiche emotive diventano così drammaticamente forti, in cui alle volte c'è confusione tra dignità e vita, tra durata e qualità. È uno dei grossi problemi che esiste. E il fatto che l'etica, la deontologia ed anche la normativa imponga ai sanitari il rispetto della dignità come valore ineluttabile della vita ci deve far riflettere, e penso che sia una guida importante nella gestione di questo momento. Quindi, da questa chiacchierata abbiamo capito che il minore ha un ruolo in quanto persona. In quanto persona ha il diritto ad essere rispettato nella sua unicità e nella sua dignità, in ogni momento della vita, ma soprattutto nel momento in cui questa vita diventa più difficile e il rischio che diventi poco dignitosa è quanto mai dietro la porta. A noi l'obbligo, che è un obbligo a questo punto di legge, di cercare di capire nella maniera più adeguata possibile, usando strumenti più adeguati possibili, come raccogliere desideri, volontà del paziente. Esiste però, come ci ha introdotto già molto bene Marco, un secondo attore nella triade della relazione di cura, che sono i genitori. E quindi la domanda che viene, che ho visto che molti colleghi hanno già fatto, è: il bambino ha una percezione della sua dignità e il genitore ne ha un'altra. Cosa dobbiamo fare noi? Chi dobbiamo seguire? Come risolvere questo conflitto di percezione? Allora, prima di tutto volevo dire una cosa che è funzionale anche ad affrontare questo punto e sulla quale poi tornerò anche più avanti rispetto ad un'altra delicata faccenda. C'è la legge 219-17, però ci sono i referenti costituzionali, cioè c'è tutto un corpus di norme, di riferimenti e quant'altro che vengono certamente in rilievo, e qui bisogna superare la
non sempre ricambiata diffidenza che a volte il mondo medico ha nei confronti di quello giuridico, e anche però disinnescare un altro discorso, cioè bisognerebbe superare l'idea, purtroppo a volte diffusa, che questi discorsi qui alla fine debbano approdare soprattutto a una risposta. Come si fa a non incorrere nella responsabilità? Ecco, in genere la domanda che interessa a tutti è questa. Allora, così deludo subito tutti e frustro irreparabilmente la platea, secondo me questo è un approccio sbagliato, o quantomeno è un approccio insufficiente. Il modo per non incorrere nelle responsabilità o ridurle è proprio quello di intendere l'andamento di queste vicende con tutte le anche le difficoltà e imprevedibilità del caso. Perché vedete, io ho normalmente occorre avere, almeno a mio avviso, una misurata fiducia nel diritto. Il diritto è uno strumento tecnico, il diritto è uno strumento perfettibile, il diritto ha fatto anche tanti guai e provocato tante tragedie. Dunque, è un abuso del diritto, ma non solo delle norme, ma della fiducia nel potere risolutivo delle norme, è mal riposta questa fiducia. Questa è una cosa antica, cioè, lo aveva ripreso Stefano Rodotà un po' di anni fa, l'aveva scritto in una decina di volte dicendo che aveva ragione Montaigne dicendo che il diritto detesta la vita perché la vita è irregolare, mentre il diritto ama le regole. E allora, finché si parla delle distanze fra le costruzioni, la questione è semplice: sono fissate dal diritto, nessuno deve rompere l'anima, ma quando poi invece è la vita delle persone che viene in rilievo con la delicatezza di questioni evidentemente extragiuridiche, con l'imprevedibilità di svolgimenti che evidentemente esulano completamente da tutte queste dinamiche di regole, di norme, di procedure, allora evidentemente il meccanismo si complica. E qui voglio anche aggiungere che questa è materia che è possibile approdi in tribunale, ahimè, ma non è materia da tribunale. Cioè, la soluzione non si deve pensare andiamo dal giudice tutelare, come dire, come in un'altra materia. Bisogna evitare di arrivare in tribunale in queste questioni perché il conflitto è parte del problema, non è lo strumento della soluzione, oltretutto. Dopo è ovvio che alla fin fine siamo troppo adusi alle cose del mondo per non renderci conto che la faccenda poi viene svilita in problemi risarcitori, di responsabilità, di adempimenti e inadempimenti, però bisogna partire da un punto di vista diverso. Partire da un punto di vista diverso vuol anche dire trattare adeguatamente il problema su cui adesso la Franca sollecitava un intervento, cioè la questione della tutela, diciamo, non è l'ospite di pietra la famiglia in questo caso, però di un ospite ingombrante certamente sì a volte, perché è portatore di un interesse e di interessi che non sempre, insomma, è un'illusione ottica e anche un'illusione sentimentale pensare che la famiglia sia sempre portatrice di un interesse congruente o concorrente con quello dei suoi membri. Non mi riferisco solo ai minori. E ci sono questioni rispetto alle quali noi abbiamo anche la famiglia, anche gli amici, anche gli altri, ma siamo soli sostanzialmente. Gli altri ci aiutano anche valorizzando questa dimensione che non è di isolamento, ma che è di realizzazione del sé. La legge 219 parla di questioni poco giuridiche perché parla anche di questo, cioè cerca di introdurre in un ambito giuridico, di professionalizzare e giuridicizzare quella che è una sorta di empatia, che è difficilmente professionalizzabile, che però deve portare dal punto di vista pratico a tentare di far capire agli attori di questa vicenda che non si può costruire un conflitto sensato attorno a poli di interessi diversi, quando di mezzo c'è la condizione di terminalità di una persona. L'unica cosa che conta è arrivare a una definizione di questa situazione che abbia di mira il rispetto di quella persona. Massimo prima ha detto benissimo quando ha evocato la questione della dignità, che viene prima della vita da un certo punto di vista, ma perché bisogna capire che quale dignità e quale vita. La dignità non è un totem da tirar fuori, perché dietro alla dignità, sì, la dignità c'è anche un bel libretto di Cosimo Mazzoni,
molto, molto elegante, molto complesso, che dice, che spiega come la dignità alla fine possa voler dire tutto e troppe volte non voglia dire niente. Invece, la dignità è il rispetto nei confronti del sé, di ognuno. Per cui la dignità mia non è detto che sia quella della Franca. Una volta tutelata quel minimo di dignità, che però è la dignità dell'essere umano, quella che non fu, quella che fu violata nei campi di sterminio, per capirci, ma una volta che c'è una garanzia del rispetto delle persone, diciamo un livello minimo di garanzia, la dignità, adesso uso un'espressione per cui mi darei fuoco, ma la dignità 2.0, cioè il gradino successivo, è quello del rispetto di me. Ma non perché sono come un altro, ma perché non sono come un altro. Quindi ecco che qui si apre un conflitto, perché attenzione, nella famiglia, anche nella famiglia, l'idea della dignità è diversa, del resto lo è anche con i medici. È per questo che il richiamo alla dignità è stato tanto agitato quanto frainteso, perché viene usato in senso opposto. E uno dice, beh, le diamo la dignità della vita se lo lasciamo andare. L'altro dice, no, le diamo la dignità della persona se non lo lasciamo andare. Allora, qui quale dignità va protetta? Va protetta la dignità della persona singola. E attenzione, questo non è facile, perché può essere che ci siano situazioni in cui il conflitto non riposa su più o meno maldestri o consapevoli egoismi, ma riposi su una tragedia collettiva, cioè sull'idea che tutti, purtroppo nulla c'è di peggiore di quando tutti sono veramente convinti di star facendo del loro meglio. E in quel caso lì può essere anche che sia vero questo, ma bisogna evitare. Allora qui occorre un lavoro di comunicazione che riesca, e mi rendo conto di dire una cosa difficilissima, perché è facile stare qui a parlare di queste questioni, ma poi quando ci si trova in quei contesti, io l'ho visto un po' anche nei comitati etici, quando vengono richiesti dei pareri, insomma, le vicende hanno sempre delle sfumature, dei colori che non sono difficili, non solo sono impossibili da tradurre sul piano giuridico e non sono poi facili da miscelare in un qualcosa che sia un risultato armonico. Adesso arrivo a dire, è brutto dire soddisfacente per qualcuno in una situazione che soddisfacente non può essere per ovvie ragioni. Perché a volte proteggere la persona non vuol dire tutelarne l'esistenza biologica, perché cosa tutelo? Tutelo una vita o tutelo un organismo superstite per quanto tempo, attorno al quale, e qui volevo arrivare, rischiano di affastellarsi degli equivoci. Perché bisogna cercare di aver cura di capire anche con la famiglia, anche laddove ci sia quel conflitto che diceva Franca, un conflitto per esempio tra una parte della famiglia o tutta la famiglia, i sanitari, un conflitto all'interno della famiglia e con i sanitari, più conflitti tra questi soggetti. Allora uno dice, beh, andiamo dal giudice tutelare, ma cosa si pensa che faccia il giudice? Si pensa che abbia la sfera di cristallo oppure faccia un'ordalia? Per cui decide sulla base di quello che pare a lui, quindi un altro parere ancora. No, si tratta di operare una valutazione che prima di tutto deve evitare due cose. Uno, il trascinamento strumentale della morte, cioè il pensare che il rallentamento forzoso di un percorso segnato metta tutti al riparo dalle rivendicazioni sulle scelte fatte. No. Uno, anche quello può essere un inadempimento e anche quello certamente può essere un vulnus, una lesione della dignità, non c'è nessun dubbio, anche di chi non la può esprimere. E qui il caso Englaro, nella pronuncia sul caso Englaro veniva detto molto chiaramente anche questo, a fronte di una serie di innominabili interventi nei quali si era detto, beh, ma in fin dei conti la paziente non sente nulla e quindi che problema c'è? No, come che problema c'è? Non è un tronco di gesso, è una persona. Quindi che senta o non senta, bisogna comunque occuparsi di quella dignità. Questo è il primo punto, cioè evitare un trascinamento strumentale, anche perché il decidere è parte della relazione di cura, più ancora che in altri casi. Anche non decidendo si decide, perché io non decidendo o lascio fare o lascio che decida qualcun altro o lascio che decidano i fatti. L'altro punto è il coinvolgimento anche emotivo, ma non solo, che queste vicende recano con sé. Io non credo che sia possibile depurare la vicenda da questi aspetti.
Non so neanche, questo è un punto su quale rifletto da molto tempo e non sono giunto a una conclusione, ma non so neanche se sia in realtà il caso di depurare la vicenda totalmente da questi aspetti. Forse non è neanche producente questo. Quello che è certo è che quel giudizio comparativo realizzato attraverso il confronto tra un'equipe tecnicamente preparata, non solo dal punto di vista della malattia che ha il paziente, ma anche dal punto di vista psicologico, dal punto di vista comunicativo, capire con chi si ha a che fare. Voi capite che se io ho a che fare con una famiglia spaventata che parla male l'italiano o che è di una cultura molto diversa, devo attrezzarmi perché il dialogo ci sia. Cioè non posso consentire che le situazioni singole poi creino ulteriori problemi in una situazione già estremamente problematica. Ho fatto un esempio, ma ce ne sarebbero molti. Se quella famiglia ha avuto 15 lutti recenti, io non posso non tener conto anche di questi aspetti, evitando però una cosa e poi mi taccio. Cioè, evitando, e questo è veramente fondamentale e purtroppo temo che accada a volte anche inconsapevolmente, che le scelte su questi aspetti e la decisione sul best interest del bambino finisca con l'essere non una scelta solo legata al best interest del bambino, ma diventi una scelta fortemente inquinata da paure, interessi, scrupoli, precomprensioni, difficoltà dei genitori. Cioè che venga utilizzata magari inconsapevolmente, magari in maniera confusa e sempre annacquata dal dolore della vicenda, che la decisione non venga assunta tenendo in realtà solo conto di quella situazione, di quella esigenza, ma venga assunta in considerazione di altre cose. Non dico il tema, adesso sarebbe banale dire beh, questo distrugge la famiglia, una cosa di questo tipo qui, ma che le valutazioni vengano fatte appunto con una, seppur indiretta, strumentalizzazione, è una brutta parola, ma è vera, di queste situazioni qui. Quello di cui c'è da occuparsi è una malattia terminale di una persona che soffre, che va protetta con l'aiuto della famiglia e nonostante certe caratteristiche della famiglia a volte, e non lasciando che il dolore venga usato come un maglio per colpevolizzare qualunque scelta dicendo se tu non riesci a capire il nostro dolore sei un cretino oppure ti denuncio perché non fai quello che noi ti diciamo, perché non è quello che voi dite che è quello che va fatto, ma è quello che da una valutazione complessa e per quanto possibile obiettiva riflette l'interesse di quel bambino. Che questa vicenda duri ancora 10 minuti o che questa vicenda duri ancora 10 giorni o 10 mesi, oppure molto più verosimilmente che questa vicenda duri quanto non sappiamo, perché nulla è più difficile stabilire anche nella terminalità quanto la vicenda poi in realtà andrà avanti, a meno che non siamo nell'imminenza del fatto infausto. Grazie mille Marco, ci hai dato una visione molto eterogenea della situazione, hai focalizzato la grande complessità che questa comporta. Provo a riassumerlo come clinico del front office. Il bambino ha un ruolo decisionale che noi dobbiamo assolutamente valutare e tenere davanti alle nostre proposte e alle nostre scelte. La famiglia ha la responsabilità genitoriale. Il tutto deve essere guidato dal faro della dignità della persona. Non facile, perché facilmente si può cadere nel dubbio più o meno motivato dalle emozioni, dalle relazioni sbagliate, dalle culture, eccetera. Può portare a una non decisione. Ti faccio una domanda che un collega sta ripetendo più volte, ma che penso che sia davvero importante. Tu hai iniziato dicendo state attenti, perché la dignità è personale. Ha una valutazione di base uguale per tutti, è quella delle carte dei diritti, ma poi c'è quel quid per cui il mio valore di dignità è diverso dal tuo. Se il bambino, quando è in grado di parlare, di dire la sua dignità,
è diversa da quella proposta dal genitore. Come ci comportiamo nella prassi? Dobbiamo seguire quella del bambino o quella del genitore? Intesa come guida faro della gestione di qualsiasi scelta. Non so, se mi riferisco a Nathan, a Marco, che sta facendo questa domanda che sia molto centrale nella nostra discussione. Sì, mi scuso se sono costretto a masticare una caramellina, ma altrimenti non arrivo in fondo. Dunque, è una maleducazione di cui mi scuso molto. Va benissimo, no, ti teniamo volevo, così. Volevo dire questo. Certamente questo è un grosso problema, però quello che va fatto è comprendere il livello di consapevolezza di quella dignità manifestata dal bambino e il livello di consapevolezza delle conseguenze della situazione su quella dignità. Se il bambino dice io non ce la faccio a fare questo, questo, quest'altro, non voglio, lo ripete, è informato, gli si è rappresentata la cosa per com'è e non fallo perché devi, fallo per noi o fallo per... no, ecco, via tutto questo. Quello che va seguito è la dignità del bambino con tutta evidenza, ma attenzione, ma non c'è un contrasto a prioristico, cioè l'esercizio della responsabilità genitoriale. Ma questo non riguarda solo il fine vita, riguarda anche il resto della vita e dell'esistenza, cioè non c'è solo la morte, e la morte non ha è una parte dell'esistenza, una parte drammatica, una parte che però non va espropriata o staccata dal resto, perché altrimenti allontaniamo ulteriormente l'argomento con la pericolosa conseguenza di ritenere che riguardo alla morte si possa fare qualunque cosa o niente, ma non è così. Come nella vita la valutazione del migliore interesse del bambino, anche nell'educazione, nello sviluppo delle sue inclinazioni, nel rispetto degli interessi che manifesta, rientra nella responsabilità genitoriale, e beh, vi rientra il capire che va affrontato insieme, fino a che è possibile, valorizzando questo aspetto, anche questa tragedia. Cioè, non si può pensare di sovrapporre. Attenzione, la mitica dell'eteria espressione genitoriale dell'antica tradizione, lo faccio per il tuo bene, una delle più violente fesserie che sono state dette nella storia, non, il tuo bene non è il mio, è quello che cerchiamo di capire. Certo, cerco di proteggerti dai danni, però è di segnalarteli, ma il mio bene non è detto che sia il tuo, e il tuo non è detto che sia il mio, allo stesso modo in cui se io, genitore, dico che non ce la faccio più e che rifiuto il trattamento sanitario, mio figlio o mia figlia non può venire a dire no, lo teniamo attaccato perché altri, nella stessa dinamica inversa. Cioè la questione del rispetto della persona va declinata non in contraddizione. Allora è molto complesso perché ci sono tanti elementi, ma non è difficile secondo me questo meccanismo dal punto di vista delle linee guida. Cioè la responsabilità genitoriale non è in contrasto con la tutela della dignità del bambino, anzi è una tradizione appunto equivoca, sbagliata, come la buona medicina non è in contrasto con la comunicazione, ma ci è voluta una legge per dirlo. Cioè è il mondo rovesciato, l'idea che il paziente sia del medico, l'idea che il bambino sia del genitore, è l'anticamera di tutti questi problemi, non è la soluzione. Cioè questi problemi escono a cascata da un'idea sbagliata di questo rapporto. La legge è intervenuta a dire qualcosa, non è una, adesso questa è una cosa un po' da giuristi, non è una legge costitutiva, è una legge dichiarativa, non cambia le cose, riconosce, ripetendole per l'ennesima volta, e questo è un po' avvilente, quello che già era. Dopodiché, che adesso qualcuno potrebbe dire eh sì, ma lei dice queste scempiaggini, ma quando io poi sono in reparto con i parenti che mi assaltano da una parte, il bambino che sta morendo da quell'altra, io che devo rassicurare tutti, ma avrei soprattutto bisogno che qualcuno rassicurasse me, e non solo, di non incorrere in una responsabilità civile o penale, cosa faccio? Faccio che cerco di mettere ordine in questo programmatico disordine emotivo e strutturale, e questo rende più difficile ancora l'operazione del sanitario, del personale
assistenziale, perché mi rendo conto anch'io che è ancora più difficile occuparsi, oltre che dell'aspetto tecnico-sanitario, anche di queste dinamiche. Ma questa è un'evoluzione delle cose, è un'evoluzione anche della professione. Non so se è chiaro il discorso. Sì, certo, grazie. Io vorrei aggiungere una cosa, che quando parliamo di sanitario, forse lo strumento come clinico è il team sanitario, perché la questione è così complicata, è così difficile, perché noi parliamo molto facilmente di dignità. Alle volte, ad esempio, qual è la differenza tra dignità e migliore interesse per il bambino? E già lì il discorso si imbrica alle volte in maniera diversa, per cui probabilmente quello che tu come clinici ci dici di fare è: cercate sempre di creare relazione per evitare i conflitti, preparatevi nella comunicazione che non può essere improvvisata, perché lo strumento vincente della relazione e quindi anche della cura, non ricorrete in maniera impropria al pubblico tutore, perché non vi aiuterà a gestire la situazione, probabilmente è solo una delega. E l'altra cosa importante è quello di riuscire a confrontarsi con quanto la legislazione propone, lavorando sempre però nell'ottica dell'etica e della deontologia. Ho capito bene? Mi pare perfetto. Se posso, so che i tempi sono molto stretti, ma volevo aggiungere una piccola coda, davvero, perché di un'esperienza anche pratica. Io ho visto situazioni conflittuali, anche con culture diverse, in condizioni estremamente difficili. Una bambina molto piccola che ha avuto un'infezione agli arti, dove andavano amputati gli arti, con patologie cardiache connesse, quindi non si sapeva se sarebbe sopravvissuta all'una patologia, cosa ne sarebbe stata. La famiglia in difficoltà estreme, una famiglia patriarcale anche dal punto di vista religioso, lontana e particolare anche all'interno di una cultura diversa, cioè una questione estremamente specifica, e convocati a parlare varie volte di questa situazione, messi davanti poco a poco ai vari aspetti. Ci siamo beccati anche degli insulti, qualcuno l'ho anche restituito. Dopo però ci si è rivisti, si è dato del tempo, perché anche nello scalpitare ospedaliero si è detto: no, queste persone ci devono pensare, cambia qualcosa se oggi o fra un po', se clinicamente rileva sì, se no basta. Queste persone ci hanno pensato, hanno riflettuto, sono tornate e hanno preso una decisione che ha in qualche modo, che rifletteva veramente il meglio, perché questo papà, che trovava questa situazione per lui stesso inaccettabile, ha detto: sì, ma se poi andiamo avanti, come si evolverà la vita della bambina, eccetera. E gli è stato spiegato tutte le possibilità che ci sarebbero state, e lui a quel punto ci ha pensato, hanno preso una decisione che poi fu quella di andare avanti. La bambina, sono passati degli anni, sta benissimo, è cresciuta, ha delle ottime protesi e fortuna anche. Come diceva un politico del passato: lei ha avuto più fortuna, gli si chiedeva, di altri, perché l'inflazione è scesa. Lui rispondeva: può darsi, ecco, può darsi, fortuna può darsi, ma la fortuna viene accresciuta dalla buona prassi. Certo, certo. Perché bisogna anche cercarla un po'. Ok, grazie mille Massimo. Allora, l'ambiente e le situazioni sono così variegate che sicuramente ci sarà sempre qualche situazione che sfugge e che non può essere regolamentata, come dicevi tu. Una situazione che purtroppo abbiamo frequentemente, e chiedo a Massimo un aiuto, è che la coppia genitoriale non concorda sul concetto di dignità. E quindi ti trovi un bambino che magari non è in grado, per età e condizioni, di dire il suo desiderio. Una madre che propone un approccio e un padre che non concorda per nulla, indipendentemente che questi siano uniti, scusate, da un legame o meno di tipo istituzionale. Come ci dobbiamo comportare noi? Dunque, la risposta a questa domanda si collega un po' con le tematiche che sono state affrontate adesso, cioè
problema della malattia, ancora di più quando colpisce un bambino e quindi colpisce una famiglia, fa sì che ci sia intanto una sorta di rottura biografica nel bambino che diventa malato, che avverte che c'è qualcosa che non va in lui, ma anche una rottura a livello, come è stato detto, familiare, una rottura di equilibri, sconvolgimenti, dolore. E come avete detto bene voi, qui il bravo sanitario, secondo me, è colui che riesce a curare non solo il paziente, il bambino, il malato, ma deve saper curare la famiglia. Prima di arrivare a quella che è la soluzione giuridica, secondo me, cosa complicata, tuttavia, l'approccio è del medico dovrebbe essere quello di sempre cercare di curare la famiglia, curare ovviamente in senso lato, perché il tema della dignità, il tema del benessere del minore e quant'altro presuppone comunque due o tre cose. La prima, il medico deve spogliarsi della sua visione della vita, deve spogliarsi del suo universo valoriale, non può pensare di essere empatico, quindi il feeling in tu, cioè di sentirsi, di avvertire, di provare quel dolore, quello sconvolgimento, se non si mette nei panni di. Marco, quando raccontava poco fa quell'episodio, quel caso pratico, non a caso è partito dal contesto, dalla storia, dicendo una famiglia patriarcale, il padre aveva un certo tipo di carattere, veniva da una certa storia, narrazioni, storie, contesto, universo, si è in un acquario, immersi lì dentro. Bisogna spogliarsi completamente del proprio habitus e entrare. Seconda cosa, collegato a questo c'è una grande dote naturale che probabilmente si può affinare con l'allenamento, che è il saper comunicare. Il tema della comunicazione lo avete già toccato. La legge oggi dice il tempo della relazione è tempo di cura, come dice già il codice deontologico. E la legge, sempre parliamo della 219/2017, quindi in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, sempre questa legge dice che la formazione iniziale e continua del medico deve avere a che fare anche con la relazione e con la comunicazione. Il saper comunicare è fondamentale per poter curare i familiari, curare questa coppia che evidentemente sta vivendo un momento di grande difficoltà, di grande dolore, di grande confusione. E quindi che cosa vi devo dire? Che la risposta giuridica è quella ovviamente di un soggetto super partes, è il giudice tutelare che decide, si fa ricorso al tribunale, il quale valuterà qual è il benessere, la dignità del minore. Ma questo è troppo facile a noi che siamo qui come comunità sanante a ragionare su queste vicende, ci interessa poco del giudice tutelare, ci interessa trovare un approccio metodologico, mi viene da dire, utile al fine di risolvere queste situazioni il più possibile prima di arrivare a un giudice. Il bravo medico, ribadisco, cosa comunque difficilissima, complicatissima, è colui che riesce a fare andare d'accordo i genitori. So che sto dicendo una cosa forte. Collego il terzo elemento che mi viene in mente. Saper comunicare, quindi saper spogliarsi del proprio habitus, entrare in relazione, saper comunicare, terza cosa, saper accettare la morte. Anche questa è una cosa forte. Marco ha citato Montaigne, lo cito anch'io, insegnare a morire e insegnare a vivere. Il saper morire, un bellissimo libro di Borasio, un palliativista tedesco, italiano, mai naturalizzato tedesco, saper morire, l'educazione al morire. Cioè, a volte, in certe situazioni, il genitore, ovviamente, nella disperazione, fa appello alla medicina eroica, alla medicina tecnologica, spera, ovviamente, comprensibilmente, che ci sia un rimedio, un appiglio. È difficile, l'ho detto all'inizio, quando si è alla fine della vita, figuriamoci quando si è all'inizio, non ci si vuol credere. Però purtroppo è la condizione umana. A volte i bambini
nascono con delle patologie, si trovano in età, in tenera età, con delle patologie che li portano a quella situazione che Marco già ha descritto facendo un caso pratico, un esempio, ma ce ne sono tanti altri, che purtroppo è la vita. E quindi sembra una banalità, ma non lo è, quella di dire saper accettare la fine, saper accettare la... è un problema culturale, non è un problema giuridico o un problema medico. È un problema del limite della medicina, del limite della medicina tecnologica, del sapersi arrestare di fronte a una situazione dove probabilmente la qualità della vita in luogo della quantità della vita è più importante. Certo, è più facile quando sono i vari DJ Favo, Welby ed altri che a gran voce, adulti e a gran voce lo dicono, non voglio, non voglio, non è questo per me, non è questo che voglio. Molto più complicato quando lo è per un bambino, motivo per cui effettivamente ci devono essere molte più cautele, molte più cautele. Però, e chiudo, la condivisione, un'altra parola magica che ha detto Franca, la condivisione delle scelte, la condivisione tra genitori e medico, tra medico e paziente, cioè, ecco, questa costellazione, se condivide questa scelta tragica, forse una soluzione c'è, una soluzione, un rimedio, perché una soluzione non c'è una verità che mettiamo lì, non c'è, è inutile che stiamo qua a raccontarcela, non troveremo mai un punto di incontro, se non passando dal dialogo, dalla relazione, dal considerare tanti punti di vista e in primis quello del bambino. Qualcuno la scorsa volta si chiedeva, leggevo le varie domande, ma come posso io, come di anche un bambino di 3 anni, capire cosa mi vuol comunicare? Ecco, qui un altro tema che mi viene, lo butto lì, poi vi lascio riprendere la parola, anche il tema della medicina narrativa, delle storie, della narrazione per arrivare all'identità, all'io della persona e quindi per orientare la cura. Il famoso libro di Rita Charon, da un paio d'anni è stato tradotto per la prima volta in italiano, a testimonianza di quanto questo movimento, questo fenomeno della medicina narrativa sta prendendo piede, e a testimonianza del fatto che si è capito finalmente, un po' grazie anche a questa nuova legge 219 del 2017, che è importante riuscire a cogliere il punto di vista dell'altro, che non è necessariamente il punto di vista né del medico, né del genitore, ma del paziente, anche del piccolo paziente, che comincia a comunicare già da quando è piccolo. Io comunicavo con mia figlia quando aveva 2 mesi, o forse anche meno, e riusciva a comunicare meglio di me, che avevo la parola, con i suoi occhi, il suo sguardo, le sue reazioni, comunicava. Tutti siamo ottimi comunicatori fin da quando siamo bambini, anzi, perdiamo questa capacità di comunicare più diventiamo grandi. Dovremmo tornare bambini per saper comunicare. Certo, ne sono convinta, bisogna mettersi alla loro altezza, che alle volte è molto più alta delle nostre capacità. Se posso riassumere quello che tu in 4 parole, quello che tu ci proponi come strategia, perché non ci sono risposte certe, ma c'è una strategia che ci fa sbagliare meno. Essere professionale, quindi liberarsi dal proprio credo, dal proprio essere, dalle proprie idee e affrontare la situazione in scienza e in assoluta obiettività. Saper comunicare, e qui dobbiamo imparare, la medicina narrativa sta entrando alla grande anche nelle cure palliative pediatriche, riuscire a fare un percorso con se stessi per l'accettazione della morte e riuscire, e io ne sono convinta, in un processo difficilissimo che è la medicina in equip, nella condivisione nel gruppo. Ti propongo un quinto elemento, che è il tempo. Il tempo è un elemento preziosissimo che alle volte, Marco ci diceva, beh, gli ho detto di pensarci, alle volte questo tempo noi non ce l'abbiamo, perché il tempo è così stretto che ci obbliga ad alcune situazioni ed alcune, pur in un ambito di cure palliative, diventiamo e assumiamo dei ruoli intensivistici. Quindi
L'altro consiglio forse potrebbe essere: sfruttate tutto il tempo che avete a disposizione nella comunicazione, nella relazione, nella condivisione per riuscire a sbagliare meno. Torniamo a noi, a Bomba, il terzo elemento della triade. Il triade è il medico. L'abbiamo tirato in campo parecchie volte. Ma inizio con una domanda, l'aveva posta il dottor Messeri l'altra volta, una domanda sulla quale ho riflettuto molto e che mi sembra molto, molto chiara. Allora, in queste situazioni qual è l'autonomia decisionale del team responsabile del caso? E quando c'è un contrasto all'interno del team, fra virgolette, chi vince? Tutto diventa grigio perché è soggettivo, è la scienza che ci deve guidare? E ti faccio quella domanda che, alla quale ho messo molta attenzione e dice: il lavoro in equipe è condiviso, ma la responsabilità è personale. Non può essere questa una contraddizione in caso di contenzioso? Vale a dire, il team è il nostro braccio. La decisione è presa da un gruppo di persone, la responsabilità di chi è? Allora, abbiamo parlato molto del paziente, del bambino come titolare di diritti e quindi di un potere di autodeterminazione fino a un certo punto. Abbiamo parlato molto della famiglia come centro di interessi ma anche di poteri, perché sono della responsabilità genitoriale. È giusto parlare anche un po' del medico, approfondire l'aspetto del medico, perché vedete, quando è entrata in vigore questa legge è stata poi definita la legge sul biotestamento, di quella stiamo parlando in questo pomeriggio, si è un po' detto questa legge toglie potere al medico, perché sostanzialmente si rafforza, si sottolinea il potere, il diritto di autodeterminazione del paziente. La legge dice chiaramente che una volta che il paziente è informato e decide anche di rifiutare un trattamento salvavita, il medico va esente da responsabilità civile e penale, lo dice letteralmente questa legge, e pertanto qualche medico ha detto: ecco, mi fanno fare un po' il burocrate, il passacarte, il notaio, accerto che quella è la volontà del paziente. Se vuole morire, se vuole rifiutare il trattamento, benissimo, alzo le mani, vado esente da responsabilità. Non è così. Ora, è vero, come dice Franca e come sappiamo tutti, non c'è più la relazione duale medico-paziente. Oggi è una relazione d'equipe, è un lavoro d'equipe, è un lavoro di squadra. C'è poi anche lo psicologo, c'è l'assistente sociale, c'è addirittura il volontario, ovviamente l'infermiere. Tante professionalità. Ciascuna di queste professionalità è in qualche modo portatrice di competenze. Il medico è portatore di competenze. Il medico è una guida, è un faro. Il medico deve aiutare il paziente a fargli capire qual è la sua idea di salute. Che cosa vuole il paziente? Vuole la qualità della vita o vuole la sopravvivenza? Vuole vivere attaccato a una macchina o non lo vuole? Lo stesso paziente, l'ho detto, nel momento in cui è colpito dalla malattia, c'è questa rottura biografica, c'è questo sconvolgimento. Il dolore, diceva Galimberti, provoca un arretramento dell'io, c'è questa spersonalizzazione. Quindi è chiaro che il medico ha un ruolo fondamentale in questo, di guida, deve aiutare, deve portare, mettere in campo le sue competenze. È protagonista, non è un soggetto passivo. Io vedo che questa legge, anzi, dà ancora più valore al ruolo del medico, come è giusto che sia, come è giusto che sia. Onori e oneri, competenze, responsabilità, naturalmente. C'è un lavoro d'equipe, c'è un lavoro di squadra, certo, la responsabilità individuale, sì. Allora, dal punto di vista tecnico, senza annoiarvi troppo, intanto c'è una responsabilità comunque della struttura che riceve il paziente, c'è una responsabilità che i giuristi chiamano di natura contrattuale con il paziente.
Dopodiché c'è una responsabilità personale ovviamente del medico, che è portatore di competenze, ha una sua professionalità, prende delle decisioni nel rispetto della volontà del paziente e naturalmente se sbaglia, se è negligente nell'esercizio della sua arte medica, risponde anche a titolo personale. Non è una contraddizione, direi, perché questo principio si applica poi anche negli interventi chirurgici d'équipe, dove lì vige tutto un altro principio per cui ciascuno deve fare il suo lavoro e non può stare a guardare che il chirurgo sta tagliando bene mentre l'altro sta facendo l'anestesia. Ma qua è una cosa diversa, qui ciascuno è portatore di una sua competenza e gioca un ruolo un po', diciamo così, specifico e peculiare, per cui si lavora in squadra. Ecco, anche la pianificazione condivisa delle cure, un istituto introdotto da questa legge, si sceglie insieme il percorso terapeutico. Anche questo fa parte del lavoro di equipe. La pianificazione la si fa insieme al paziente. Quindi, ecco, il ruolo del medico, la tua domanda, Franca, mi dà appunto la possibilità di mettere in evidenza questo. Cioè, è un ruolo attivo, sì, ha delle responsabilità. Sì, è giusto, ci sono medici che ci stanno ascoltando, sottolineare quello che ho già detto, cioè l'articolo 1, comma 6, se volete rapidamente ve lo posso anche far vedere, perché è giusto che uno abbia anche sotto mano la legge. Eccolo qui, adesso ve lo faccio vedere immediatamente, condivido lo schermo, eccolo qui, adesso lo vedete. Dice chiaramente che il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento, rinunciare al medesimo, e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale. Ancora, il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari ai normi di legge, deontologia professionale, buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali. Qui si fa riferimento ad esempio a richieste eutanasiche, di fare riferimento ad esempio anche a una richiesta di trattamento futile. Se io paziente chiedo al medico allacciami, intubami dappertutto perché voglio tale, ma il medico ritiene questo trattamento futile, sproporzionato, la ritiene un'ostinazione irragionevole, si deve fermare anche contro la volontà del paziente. Questo secondo me è un aspetto importante, perché poi è complementare al tema della dignità. Non posso chiedere un trattamento futile e sproporzionato. Il medico dovrebbe alzare le mani e dire no, è contrario alla mia deontologia. Non è cura quella. Non è cura. Bene. Sente da responsabilità. Quindi il medico ha un ruolo, come tu dicevi, di guida, deve lavorare in team, raccogliere tutte le informazioni possibili e condividere la pianificazione. Coprire un ruolo significa logicamente riuscire ad avere delle responsabilità e gestirle in base alle conoscenze e a quello che è l'obiettivo finale, che resta comunque la dignità del paziente in qualsiasi momento. Esiste un problema, devo dire che io l'ho incontrato poche volte, però molto spesso è subdolo, che è quello dell'obiezione di coscienza del medico o dell'altro, dell'operatore sanitario. Alle volte questo è netto, non rientra nel mio percorso di persona, e già tu ci hai risposto prima, nel momento in cui tu sei lì, sei più professionista che persona con le proprie idee, il proprio credo, il proprio vissuto. Alle volte è più subdolo, c'è una delega. Decidi tu, perché io non ne voglio sapere. Cosa dobbiamo fare? Esiste la possibilità di avere un'obiezione di coscienza in queste situazioni? Ti chiedo, Marco. E se in un team esiste questa situazione, come dobbiamo comportarci? Allora, quella dell'obiezione di coscienza è una questione
la quale mi sono occupato varie volte e sulla quale ho espresso la mia posizione in più sedi, non l'unica peraltro, anche altri hanno espresso una posizione analoga, sulla base, secondo me, di qui bisogna decidere sulla base di ragionamenti ed elementi obiettivi di una considerazione della questione tecnica e completa, non di suggestioni o di subdole precomprensioni, come diceva Franca adesso. Volevo, ecco, per entrare nella questione dell'obiezione di coscienza, prima volevo riprendere un secondo, proprio una questione di un minuto, un rilievo che è emerso prima. Prima si diceva, beh, ma per un adulto, DJ Fabi, Welby, eccetera, e queste sono vicende che abbiamo seguito tutti in maniera particolarmente attenta, è più semplice manifestare quella loro posizione, dire non ne posso più, rivendicare, farne anche, diciamo così, una rivendicazione attiva. Ecco, io su questo, e c'entra con la questione dell'obiezione di coscienza, nei termini cui arriverò fra poco, io credo che si debba anche evitare di costruire questa specie di rodeo attorno al tema del morire, per cui se io voglio far valere quello che è un mio diritto, quella che è una mia posizione, una mia dignità, una mia situazione personale delicatissima, devo alzare la voce, intervenire sulla stampa, ricorrere al magistrato. Insomma, Welby se lo ricordano tutti, non come era quando stava bene, come avrebbe voluto lui, se lo ricordano tutti nelle condizioni che tutti sappiamo. Ma perché io devo essere costretto a farmi promotore pubblico, a diventare una sorta, Michele Serra scrisse un bell'articolo dicendo questa sorta di paziente pubblico ci ha richiamato tutti di fronte a un problema capitale. Perché io devo ostendere la mia malattia, quando si tratta di un diritto come gli altri, quello di essere rispettato? Perché? Perché attorno a questa questione c'è un indicibile nodo, cioè l'idea del non voler decidere, del non volersi assumere la responsabilità di questo, del non sentirsene e quant'altro. Allora, premesso che bisogna disinnescare questo aspetto e riportare l'argomento nei binari, in binari accettabili, la faccenda dell'obiezione di coscienza è sorta, perché anche qui, come ho detto prima, bisognerebbe guardare le cose dall'inizio, è saltata fuori la questione dell'obiezione di coscienza nel corso dell'elaborazione della legge 219-17, quando un gruppo di persone bizzarramente bellicose ha detto: beh, ma allora noi faremo obiezione di coscienza. Allora bisognerebbe capire intanto di che cosa si sta parlando. Perché l'obiezione di coscienza, premetto che non è possibile, non è seriamente sostenibile la possibilità di un'obiezione di coscienza rispetto a una materia di questo tipo, oltretutto rispetto alla generalità applicativa di una normativa di questo genere, non tanto per quei due argomenti che sono stati facilmente usati in più sedi, anche nella ultima non commendevole propagine del giudizio amministrativo sulla faccenda Englaro, quando si è detto: beh, l'obiezione non è prevista nella legge. E poi la regione Lombardia, una regione, un ospedale non può fare obiezione perché l'obiezione riguarda la coscienza e quindi riguarda un singolo, al più è il singolo che è il singolo che è coinvolto in questa questione. Un ente non può fare obiezione, ma per carità, sono argomenti un po', diciamo, da arnese giuridico, un po' lontani dal fulcro della questione, e secondo me c'è dell'altro da dire su questo. L'obiezione di coscienza non è possibile perché questa non è una materia realisticamente obiettabile. Allora, intanto cosa ci troveremo di fronte a cosa? A un'obiezione di coscienza. Adesso il tirarsi fuori è un po' banalizzante perché uno può avere delle ragioni per non voler partecipare, ragioni etiche, ragioni di visione del mondo e quant'altro. Ma in cosa si sostanzierebbe qui l'obiezione di coscienza? In un'azione. Cioè, se io faccio obiezione al rifiuto di cure, ti impongo le cure. Cioè, quindi un'obiezione attiva. Cioè,
se io faccio obiezione di coscienza imponendoti qualcosa, una cosa curiosa. E poi, ma più ancora, la materia non è obiettabile per una ragione. Quando andiamo a guardare quali sono gli altri esempi di obiezione di coscienza, sui quali peraltro si possono avere altre perplessità, ma adesso la questione si può semplificare così. Negli altri esempi, ed è vero che sono previste per legge, cioè qui non, la legge 219 non ne parla, ma non ne parla non per una dimenticanza, non è obiettabile la materia. Nella legge, con riguardo all'interruzione di gravidanza e con riguardo alla procreazione assistita, la legge 40, quelle previsioni, sulle quali si può essere peraltro d'accordo o no, ma hanno almeno un nucleo evincibile di razionalità, nel senso di dire che c'è un controvalore in qualche modo bilanciabile. In un caso sarebbe la tutela della vita del nascituro, nell'altro caso le artificialità connesse e soprattutto la sorte dell'embrione a seguito di queste operazioni, tant'è che nella legge 40, l'articolo 16, limita l'obiezione a quelle procedure specifiche, non al trattamento in generale. Ecco, ma in questo caso qui, scusate, quello della legge 219, una legge ricognitiva di un diritto fondamentale della persona e di una buona prassi medica, quale sarebbe il controvalore bilanciabile se non la traduzione di un'aggressione alla libertà delle persone, alla dignità delle persone? È possibile ammettere un'obiezione di coscienza che realizza una aggressione nei confronti di una persona oltretutto malata, quindi oltretutto in una posizione di debolezza e di paura e di difficoltà, per cui io mi metto nelle mani del medico? Oltretutto questa storia dell'obiezione di coscienza tocca un altro punto delicatissimo, che è quello di una parola che è evocata nella legge e che la legge, il diritto non usa, e anche per ragioni sulle quali si potrebbero fare anche considerazioni dolci, amare, divertenti, la parola fiducia. Ecco, il diritto subentra in genere quando la fiducia scricchiola, però qui la legge invece giuridicizza la fiducia. Perché giuridicizza la fiducia? Perché ci sono delle situazioni in cui io devo potermi fidare. Faccio un esempio. E perché qui la dignità può essere compromessa in tanti modi e non si deve aver paura neanche della compromissione potenziale. Welby, un paziente nelle condizioni di Welby, potrebbe accettare determinati trattamenti solo se ha la garanzia che poi, in un secondo momento, quando questi trattamenti gli diventassero intollerabili, questi trattamenti verranno fatti cessare. Perché altrimenti io, se ho paura della slealtà del sanitario, dell'obiezione di coscienza, della struttura, della inerzia della struttura, di carenze organizzative, di questo o di quell'altro, rischio di essere espropriato in maniera oltretutto veramente lesiva di un numero impressionante di prerogative costituzionali, della fase finale della mia vita. Perché voglio essere brutale. Preferisco morire prima e rifiutare qualunque trattamento finché ho ancora la possibilità di scappare dall'ospedale, e non accetto quello che invece accetterei, cioè vengo privato, non solo ho avuto la disgrazia della malattia, ma ho anche la disgrazia di essere privato di un segmento della mia vita che magari sarebbe ancora fruibile e che magari godrebbe ancora di quella dignità personale che io riconosco, per il timore che in un futuro io non sia adeguatamente sedato. Quindi la paura del dolore è un'altra questione gravissima che lede il meccanismo decisionale di una relazione di fiducia, di non essere, che non si accolga la mia richiesta di sospensione del trattamento, di finire in condizioni incredibili. E guardate che questo timore è più diffuso di quanto si pensi nella popolazione e corrispettivamente molto spesso in realtà sanitarie si spera che di non arrivare a quel punto. In sostanza si spera che la cosa si risolva per genesi spontanea, per l'intervento per chi ritiene del Padre Eterno oppure per chi ritiene della biologia, cioè o di chi vogliamo che intervenga, ma insomma in sostanza non per l'intervento di qualcuno. Perché, attenzione, io non sto dicendo
che la sensibilità dei singoli non vada rispettata. Non sto dicendo che il sanitario debba essere la longa manus di una legge che gli impone di fare quello che non vuole, ma sto dicendo che uno non può lavorare secondo buona prassi se non segue questi canoni di buona medicina. Insomma, l'appropriatezza e la proporzionalità delle cure, come ha detto, a cui faceva riferimento Massimo prima, non sono concessioni o opinioni personali, sono inadempimenti se non ci sono. Cioè, se io non sospendo o violo il rispetto della persona, compio degli atti che non fanno parte della buona cura e non è un'obiezione di una coscienza, non è un'opinione diversa, è una opinione diversa che è illegittima in questo contesto. Nessuno intende, attenzione, un'ultima cosa, nessuno intende sminuire, perché ho sentito dire anche questo, il ruolo del medico, perché questa visione sarebbe solo una visione di malafede. Il ruolo del medico è valorizzato da questa legge. È valorizzato perché entra maggiormente nella vita della persona ed è valorizzato perché apre una parte, un segmento di questa professione, di questa attività, che è quella del rapporto con le persone, che è fondamentale tanto quanto la competenza tecnico-clinica. E aggiungo una cosa, qualcuno prima ha detto, ha scritto, ma anche la Franca l'aveva detto, aveva detto, a volte non c'è il tempo. Ecco, qui occorre fare una battaglia culturale, una battaglia sanitaria, civile e anche probabilmente politica trasversale, perché nelle strutture sanitarie il tempo e quindi anche le condizioni in cui operano i sanitari siano tali da poter consentire la realizzazione di questi principi. Perché una cosa è scrivere una legge e dire devi fare questo, questo e questo, e magari io lo voglio anche fare, ma se sono sepolto in una miriade di situazioni terribili alle quali devo dedicare attenzione, è difficile che non ingeneri, non volendola, l'impressione di scappare da una parte all'altra del reparto, perché devo affrontarle tutte. E se cioè, la qualità dell'esistenza e della professione sanitaria è legata al buon funzionamento della relazione di cura, perché non è sempre un fatto di negligenza il non riuscire a parlare per la mezz'ora, i tre quarti d'ora, il tempo che servirebbe con le persone. Quando si dice il tempo fa parte della cura, vuol dire ho visto con orrore quella cosa per cui c'è un tempo nelle visite, le regioni fissano un timing delle visite, ma è possibile in una legge dire che il tempo è parte di cura e poi dire che io devo guardarti 10 minuti e che se dedico a te di più di 10 minuti in fondo si ingenera l'idea di un'inefficienza, quando invece è il contrario, perché io sono inefficiente se burocratizzo una vicenda che non può essere burocratizzata. Mi sono dilungato. Possiamo dire quindi che l'obiezione di coscienza in questi casi non è possibile perché non è professionale. Allora, purtroppo il tempo è volato, siamo già fuori di un minuto, chiedo scusa a tutti, però abbiamo imparato molte cose, certamente un po' più chiaro ce l'abbiamo e posso provare a riassumerle brevemente. Uno, non esiste né il bianco né il nero in queste cose. Secondo, abbiamo assolutamente imparato che noi professionisti abbiamo degli strumenti che dobbiamo valorizzare e tirare fuori dalle tasche. Comunicazione, abbiamo sentito parlare della medicina narrativa, abbiamo sentito parlare di condivisione con tutte le persone sanitarie e non volontari che circondano quel paziente. Abbiamo anche sentito che la legislazione non è assolutamente contraria della bioetica e tantomeno della deontologia. Spetta a noi cercare di modulare l'intervento perché questi tre livelli di approccio al paziente vadano di pari passo. Ringrazio veramente di cuore Marco, ringrazio Massimo per la vostra competenza, per il vostro tempo, ringrazio di cuore la Fondazione
Maruzza e tutti voi che siete rimasti con noi in quest'ora e mezza. Ci sono ancora un sacco di robe da dire, cercheremo di svilupparle nei prossimi incontri e vi chiedo a tutti voi di rispondere e di partecipare al sondaggio che verrà lanciato ora, perché è una cosa importante, su questi dati costruiamo i prossimi webinar. Grazie mille a tutti, grazie ancora a Marco e a Massimo. Grazie e lascio a tutti, la parola scusate ancora per la voce, grazie a tutti dell'attenzione e delle domande. Grazie. Franca, grazie a Massimo, a Marco, a tutti voi, veramente per le suggestioni, ho preso tantissimi appunti e potrei dire tantissime cose, ma in realtà ne dico solo una. Marco ha detto che la vita è irregolare e che per questo queste materie così eticamente sensibili fanno a pugni con il diritto che invece è per definizione regola. Beh, allora noi cercheremo di complicarci ancora di più la vita nei prossimi due incontri, in modo tale che la vita, il diritto e la pratica sanitaria si incontrino ancora più da vicino, perché il webinar del 29 aprile e del 26 maggio si concentreranno sulla discussione di casi clinici, di casi reali e vedranno la partecipazione ancora di autorevoli relatori. Io vi aspetto il 29 aprile assieme a Franca, assieme alla Fondazione Maruzza, e davvero grazie a tutti voi e ancora grazie a Massimo e a Marco. È stato un grande piacere e onore ascoltare. Anche la Fondazione Maruzza vi ringrazia tantissimo. Grazie a voi. Grazie a voi, buona serata. Buona serata a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie, buona serata. Grazie.